Allora, salve, buonasera a tutti, ben arrivate. C'è un sacco di amici che ti vogliono salutare. Scusate, ma tutte quindi le questo microfono tutte, da un po' di distanza, ma è come tutte. Se fossimo tutti vicini a un'amica, evidentemente. Allora, io comincio a parlare perché sennò non la finiamo più. Allora, e questo è il secondo, è l'ultimo degli incontri dei martedì critici che abbiamo qua al Maxi per quest'anno, perché i prossimi due avranno luogo al Macro. Questo mi fa piacere dirlo, perché ancora più avanti questi incontri saranno, diciamo, una triangolazione, no? Tra voi che avete ormai in mano questa avventura da tanti anni, quindi martedì critici che avranno luogo tra il Max e il Macro, quindi un progetto in collaborazione. Questo mi fa piacere dirlo, mi dispiace che non c'è oggi la direttrice del Macro che è fuori Roma, però insomma è un bel segnale, spero, per la città e per tutti. E finiamo in bellezza, come si dice, qua al Maxi, perché l'ho detto l'altra volta, adesso parliamo di gallerie, abbiamo avuto artisti, architetti, insomma è un dialogo che si allarga sempre di più questo. Di questo mondo dell'arte contemporanea abbiamo i musei, naturalmente abbiamo gli artisti, se no non staremo neanche a parlarne, però le gallerie svolgono un ruolo determinante, l'abbiamo visto anche con Sargentini, insomma in qualche modo contribuiscono a fare questa storia dell'arte contemporanea italiana in particolare. È un momento difficile per tutti, però insomma mi sembra che qui abbiamo anche la persona più determinata che io conosco, o tra le più determinate, per cui insomma non è un segnale, quanto, non so ancora per quanto, andiamo, ma insomma, avanti. Credo che siamo sulla buona strada. Allora, è una collaborazione quella con le gallerie, che anche i musei hanno naturalmente, anche molto stretta, insomma, a differenza di molti anni fa. Sì, per fa. Fortuna, certo. Ecco. Sì. E quindi credo che veramente uno sguardo anche su questo mondo, sapere anche una gallerista cosa, quale sia il suo contributo, cioè qual è la sua storia dentro questo mondo, sì, insomma, dentro questo sistema, credo che sia molto importante. Allora io lascio subito il microfono a voi, sedetevi, mi siedo qui. Te lo puoi tenere il microfono, perché noi ci teniamo. Così se ho qualcosa da dire vi guardo in meglio. In dialettica con Anna Martirò. Buonasera a tutti, siamo al quarto appuntamento di Martedì Critici, questa sera io e Guglielmo Gigliotti abbiamo il grande piacere di avere qui Lia Rumma, la quale facciamo un grande applauso per il suo benvenuto. È una delle galleriste italiane più affermate non solo in Italia ma all'estero. Tanta è insomma la sua esperienza nel mondo dell'arte, a partire fin già dagli anni 60, quando insieme al marito Marcello Rumma aveva iniziato un'attività di collezionista accanto al marito, il marito che è anche poi editore, sarà uno degli editori più importanti nella Salerno e nella Campania di quel tempo, ma anche direi insomma italiano, visto che aveva pubblicato un saggio inedito di Duchamp, Le Marchand du Sel, e poi subito dopo pubblicherà anche L'Uomo Nero di Pistoletto, che era stato tra l'altro scritto proprio a casa vostra nel 1970. Pochi mesi purtroppo prima della tragica scomparsa proprio del marito nel 1970, marito con il quale avevano anche dato vita a una delle più leggendarie ormai mostre legate all'arte povera, ma all'arte povera con un'eccezione anche direi internazionale, perché azioni arte povera più azioni povere, una mostra che si era tenuta per solamente 3 giorni nell'arsenale di Amalfi, era proprio nell'ottobre, questi giorni, il 6-8 ottobre di ben 46 anni fa, si era tenuta insomma quella che diventerà un po' una delle mostre più importanti legate al movimento dell'arte povera, perché raccoglieva non solo gli artisti italiani che avevano dato vita un po' già al movimento, le mostre che abbiamo, sappiamo tutti, insomma la Bertesca del 67, ma anche poi subito dopo la De Foscherari di Bologna, sempre nel 68, no, forse adesso un po' c'è un mancamento, un po', ecco, magari, poi dopo
la possiamo abbassare. E quindi in quella mostra confluivano artisti come Richard Long, la prima apparizione in Italia, Jan Dibetz e poi i grandi del... c'è un calo continuo, questo un po'... Non va tanto bene. Va bene. Vabbè, comunque, insomma, andiamo, no, più che altro per le telecamere che ci sono, si crea un po' una situazione. Si possono accendere le luci? Però ecco, poi grazie. Ti pregherei di farle spegnere per il video, perché sì, se no sì, non si vede nulla. Non c'è problema. Certo, dopo le abbassiamo totalmente. Sì. E allora ecco che siamo arrivati, insomma, nel momento chiave, marito purtroppo scompare nelle 70 e lei a un certo punto si ritrova, ma non un'eredità importante, non vuole inizialmente fare la gallerista, di fatto è e sono gli incontri, gli artisti stessi che la porteranno ad aprire la prima galleria nel 71 e con una prima mostra fatta a niente di meno che a Joseph Kossuth, allora 26enne, conosciuto appena un anno prima a Parigi all'interno di una piccola, una giovane galleria che nasceva allora. Fino ad arrivare poi alla grande galleria, quella di Napoli, l'apertura abbiamo detto con Kossuth, ma poi saranno gli artisti internazionali, non solo quelli italiani, legati al minimalismo, all'arte povera, alla land art, e diciamo che per tutti gli anni 70 è presente questa forte componente legata appunto all'arte cosiddetta processuale. Concludo dicendo anche un po' di nomi, ecco, delle sì. Gallerie, non abbiamo ancora parlato, ad esempio, che poi nel 1999 sì. Aprì uno spazio a Milano, sì. Sì. Prima in via Solferino, e poi adesso recentemente nel 2010 mi sono inventata un'altra cosa. Ti sei inventata sì. Un'altra cosa, ed è invece lo spazio di via Stilicone. Però diciamo anche le cose importanti, ovvero gli artisti. Tu hai lanciato ad esempio nel 92 Ansel Kiefer, sei stata la prima sì. Ad averlo lanciato sì. In Italia e avere poi curato una delle sì. Mostre più importanti sì. Forse sì. Dello stesso artista, che è stata la mostra che si è tenuta all'Hangar sì. Bicocca, poi che è diventata permanente e ha trasformato il luogo in un museo, poi questa è la cosa più. Esattamente. La vedrete adesso sette nelle palazzi immagini. Celesti, i sette palazzi sì. Celesti, ecco. E poi tutti gli altri artisti, da William Kentridge a Marina Abramovic, ma avevi inaugurato lo spazio a Milano con Enrico Castellani, uno degli artisti della, adesso magari un termine concedimelo brutto, insomma, della tua scuderia era anche Alberto Burri, Donald Judd, sì. Insomma, nomi non solo insomma altisonanti, ma che padri fondatori di tutta quella che è stata l'avanguardia. Cioè, io ho guardato 50, contemporaneamente 40. Sia l'arte, innanzitutto l'arte italiana, perché noi siamo in Italia e guardiamo i nostri bravi artisti italiani, però nello stesso momento un dialogo col mondo, e quindi poi mi sono occupata, perché appunto mi interessava proprio capire cosa accadeva in Germania, cosa accadeva in America, cosa accadeva in Italia. No, l'arte è un viaggio, lo racconta anche Kentridge nei suoi arazzi per quella bella mostra al Museo di Filadelfia, a cui io poi ho collaborato. Se vedete questi arazzi di Kentridge, ci sono queste immagini, queste figure che vanno nel mondo, no? E quindi mi piaceva proprio relazionare il nostro luogo di storia e di cultura poi con, ecco, con l'America, con la Germania, con la Francia e così via. Una visione cosmopolita già in tempi, insomma, no? Sì, negli anni sì. 60, perché già anche Marcello era un collezionista, a 18 anni sì. Aveva già un'attenzione particolare sì, sì. E riusciva... È lui che intuisce il movimento dell'arte povera, è Marcello Rumba che chiama Germano Celant come curatore. E lui poi interviene con Germano per far interagire alcuni artisti italiani, alcuni artisti locali, e poi lui propone i 3 giorni di convegno che sono stati fondamentali. Sì. Filiberto Menna, tutta la critica contemporanea, sì. Contemporanea dell'epoca, certo. Compreso sì. Achille Bonitoliva che poi sì. Giocava in casa. Sì, insomma, sì, essendo sì, sì. Sì, ma era tutto poi un gruppo di intellettuali, di storici che si andavano a raccogliere intorno alla figura
figura di Marcello Rumma, e noi avevamo, allora vivevamo a Salerno in un grosso edificio, e l'ultimo piano era una tavola sempre imbandita, dove poi ricevevamo, grazie a questa apertura mentale proprio di mio marito, ricevevamo filosofi, artisti, critici, storici, era un convivio, ecco, sì, continuo, sì, aperto, sì, era proprio veramente un convivio, non era, ecco, e ripeto, l'unica nostalgia che io ho è questa trasformazione dell'arte in un sistema dell'arte, dove io soffro perché sento meno spontaneità. Prima io giravo il mondo, ero veramente un delirio, perché non qua, non è che adesso mi fermo molto di più, però vedevo gli artisti e dicevo, vuoi fare una mostra con me? Così ho visto Guschi, così ho visto Ruff, in un giro in Germania, in America, e gli artisti venivano con grande spontaneità. Oggi andare da un artista molto importante è veramente un problema, ci vogliono molti soldi, ci vuole questo, ci vuole quello, l'America si oppone, insomma. Certo. Non è facile. No. Lo sappiamo, Anna. Io ho concluso il mio profilo, tante cose poi adesso verranno fuori nel, grazie, corso della serata, ci mancherebbe. E non so, Guglielmo, se vuoi porre prima di domanda, vedere il film sulla galleria, voglio farti una domanda. Ecco, sì. Una domanda semplice semplice. Cioè, io, sì, ritengo personalmente che i maggiori artisti viventi iniziano tutti con la K. Kentridge, Kiefer. Tu hai indovinato una cosa? Davvero? È Kapoor. Sto preparando. Però Kapoor ti... No. Cioè Castellani, no, ma si scrive con la C. No, 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 no. Io farò una mostra molto bella, intitolata Poker di K, perché ho quattro artisti che sono, che iniziano con la K: Kiefer, Kossuth, Kentridge e Kabakov. Sono gli artisti. Va bene? Niente male. Allora venitela a vedere quando la farò. Pare, certo, che tutti gli artisti hanno acconsentito a questo Poker di K, si sono anche divertiti, sarà una bella mostra. Sarà una bella mostra, tirerò fuori dei bei lavori. E... chiede Pratesi. Guarda, sto cercando, naturalmente Milano è una galleria a quattro piani, però la loro storia ha iniziato anche a Napoli. Io sono molto legata a Napoli, sono legata anche a Milano, perché poi io sono nata a Milano. Quindi, anche se dicono che sono una gallerista napoletana, e lo sono così, di anni, insomma, proprio di feeling, di sensibilità, però Milano è anche la mia città natia. Quindi credo che unirò le due cose. Questa volta non ci sarà un conflitto. Armonizzeremo il problema. Senti, ma a proposito di unione Napoli-Milano, che sono un po' i due poli della tua vita, non solo professionale, il ritorno a Milano nel 99 non è anche un modo di chiudere un cerchio, cioè un recupero forse della Lia Bambina, i ricordi d'infanzia? Milano? Sì, è un pochino come rivisionare forse. Ma quando alcuni galleristi mi hanno chiesto perché io andavo a Milano, e pensavano perché Lia Rumma vuole ampliare il mercato, perché Milano è la capitale economica d'Italia, io ho spiegato una cosa semplice: si chiude il cerchio della mia vita. La vita, no? È proprio un, l'avevo come un cerchio. Lì sono nata e lì dovevo tornare. Poi naturalmente si può caricare da... Ma io penso sempre che poi comunque noi abbiamo... Adesso non voglio diventare una maga, ma abbiamo uno strano, un destino che guida e conduce un po' le nostre cose. Quindi potevo pensare Londra, forse avrei fatto bene dati i tempi che oggi viviamo in Italia, ma andiamo avanti lo stesso. No, Milano, perché volevo tornare all'origine della mia nascita, della mia vita, quindi Milano è proprio, ecco perché, quindi la città dove una parte della mia vita fondamentale, Napoli, si è svolta a Napoli, io ho sposato, no, ho conosciuto Marcello Rumma, che è stato un destino per me, e poi Milano, che è il luogo della mia nascita, quindi è proprio un cerchio che si congiunge, questa è la ragione. Allora Lia, abbiamo parlato di questa tua esperienza tra Napoli e Milano, apri questo spazio che diventa uno spazio, so, stile modernista, con un grande cubo. Ecco, la vuoi far vedere, Loretto, ecco, la galleria di Milano? Ecco, questo spazio che
magari molti di voi già conoscono, ma per chi ancora non si è recato, con uno spazio che tu studi appositamente, quindi anche in questo poi collabori con gli architetti, perché sei alla ricerca di uno spazio che non sia come quelli americani dove si entra e ci sono le segretarie, no, niente di tutto ciò, vuoi assolutamente che il visitatore appena varca l'ingresso della galleria si senta libero di vedere, di non essere ostacolato da Quando se tu vai nelle gallerie americane, nelle gallerie tedesche, lì dove esiste proprio anche il potere economico e politico, la prima cosa che vedete è una schermata di segretarie e così via, che ti mettono naturalmente in soggezione, e chi entra dice: se non ho i soldi, no, è meglio che non entro. E io non volevo questo, proprio avevo girato molto, musei, eccetera, gallerie, tutta la vita che li giro. Io volevo che nel mio spazio si entrasse e si percepisse l'arte, cioè doveva essere uno spazio per l'arte. E infatti, se si entra nella galleria di Milano, voi vedrete che non c'è nessuno. Non si vede la segreteria c'è ma è laterale e tutto si svolge poi dietro negli uffici, ma chi entra è libero di poter finalmente godere delle opere d'arte senza nessuna soggezione. Certo, è un luogo dove c'è una sorta anche di religiosità, no? Perché anche entrare nel mondo dell'arte, insomma, l'arte è un fatto anche sacro, a cui bisogna prestare attenzione e bisogna anche avere, è necessaria anche una certa concentrazione per capire, no, ed essere veramente in quello che è l'arte. Quindi io volevo questo, credo di averlo realizzato, almeno questo l'ho realizzato. E avevi anche realizzato in precedenza, insomma, delle case gallerie, quindi anche questo particolare. Sempre, cioè, perché io vengo da una grande famiglia. Vengo da una famiglia anche molto colta, mio padre era un grosso dantista, un grosso latinista, amante dell'arte, dell'arte classica, perché lui ma seguiva tutte le cose che facevo poi io anche sul contemporaneo. Quindi ho sempre portato con me l'idea della famiglia, quindi io dovevo avere un luogo dove poter fare arte, ma poi avere un luogo dove mangiare con i ragazzi, con il mio staff, dove parlare, dove discutere, e quindi ho sempre avuto una cucina, e adesso a Milano io la chiamo caffetteria, ma è una cosa piccola dove ci sono dei tavoli, ma il momento in cui lasciamo questa guerra che è oggi o quasi ogni nostra giornata e andiamo su in caffetteria oppure andiamo in cucina, è un momento veramente di riavvicinamento tra noi, di relax, un momento fondamentale perché poi ci abbrutiamo proprio sulle cose dell'ufficio, ci sono sempre problemi, e quindi è un momento in cui cerchiamo almeno di avere una pausa. Lia, non sempre forse ci riusciamo, ma... Lia, a proposito di pausa, tu hai detto una cosa molto bella su Napoli e sulla bellezza, hai detto questo luogo, Napoli, va vissuto così, bisogna distaccarsene ogni tanto, perché tale la bellezza che potrebbe ferirmi a morte. Sì, ecco. Questo lo provo perché, come sai, io vivo oggi in un edificio un edificio storico di grande bellezza, che è Palazzo Donnanna. E lì, e questo palazzo sul mare, io mi affaccio proprio sull'infinito, un luogo proprio di... Eccolo qui. A volte quando apro la finestra la mattina, il sole è proprio come un dardo, alle 7 qualcosa esce e colpisce tutte le finestre della mia camera, sì, è tale la bellezza che io non ce la faccio, chiudo la finestra, mi giro dall'altra parte e poi vado via, perché non è possibile, secondo me, non posso essere sopraffatta dalla... La bellezza ti toglie il fiato, è troppo, la voglio, preferisco prenderla... Senso panico della, ecco, natura. Gradualmente, perché se no veramente, come sai, come dice il nostro grande scrittore, vieni ferita a morte, se no, no? Allora un attimo prendi la distanza.
bellissimo concetto. La Cappia, no? Nel libro di La Cappia ferito a morte, che ho letto, un libro meraviglioso. Infatti poi quando La Cappia ha saputo che stava a Palazzo Donnano è venuta a cena, abbiamo avuto una serata stupenda e presenteremo adesso a Palazzo Donnano il suo ultimo libro. No, perché c'è questo curioso modo di dire italiano, è bello da morire. Sì, esatto. Cioè, si può morire, questa, si questa può morire. Dissoluzione allora, nella bellezza insostenibile che... Ti devi un momento proteggere proprio dal... Interessante. Ecco lì invece, parliamo un po' del tuo rapporto con gli artisti. Tantissimi, insomma forse un numero, un centinaio forse di più, con i quali avrai lavorato più sì, o meno dagli anni sì, 70 no, sì, ad oggi, sì, ecco. Molti di questi sono internazionali, sì, ma altrettanti, come abbiamo detto, sono stati quelli italiani. Hai fatto anche un lavoro non solo legato insomma a questi nomi che in qualche modo alcuni li hai anche lanciati tu, ma altri li hai raccolti, hai cercato anche di portare guarda, no, come ad esempio ecco, come ti sei comportato con i giovani artisti, con le realtà locali napoletane. Ecco, guarda, la cosa importante, sto continuandola e sta prendendo molto corpo questo mio progetto, che io mi sono detta, ma insomma, quando noi lavoriamo con una galleria, facciamo il mercato, è vero, no? Facciamo anche una diffusione, diamo conoscenza, eccetera, l'opera porta il mercato, ma porta anche idee. E però cosa rimane poi? Poi i collezionisti le tengono, le perdono, eccetera. Mi interessava far lavorare gli artisti sul luogo e sulla storia dei luoghi in cui io ho lavorato e vissuto. E quindi ho cominciato a chiamare gli artisti con cui io, la maggior parte con cui lavoro ancora tutt'oggi, a dire fate un progetto su Napoli o su Milano, perché un domani voglio proprio fare una mostra che raccolga tutti questi progetti sul luogo e sulla storia di Milano e di Napoli, dei luoghi dove io vivo. E ne stanno uscendo dei progetti meravigliosi. Adesso al momento a Milano c'è Bargin, che è stato un artista con cui ho lavorato negli anni 70, un artista importante dell'area concettuale, e ha fatto un lavoro meraviglioso su Milano e lo verrà a fare anche a Napoli. E poi c'è stato pochi giorni fa Alfredo Giarra, che farà non solo un lavoro su Napoli nella mia galleria, ma lavorerà, come ha fatto Kentridge, anche sulla metropolitana. E così Kiefer, anche Kiefer verrà e lascerà tracce con Napoli. Quindi sto proprio interessando gli artisti, sia quelli più giovani che quelli storicizzati, a lasciare per me un progetto su Napoli o su Milano. Scusa Lia, è curioso questo tuo dicotomia tra Napoli e Milano, dunque viaggio continuo, no? Sì. Poi siamo nell'epoca liquida, il viaggio perpetuo, siamo sempre in moto mentalmente, sempre, o fisicamente, sempre. Comunque non siamo mai dove stiamo, questa è la verità. E invece tu chiedi agli artisti di spiegarti i luoghi dove sei nata, vissuta, sì, rivissuta. Per esempio, ma vengono però... Ma questo è molto curioso, perché poi i luoghi sono sempre luoghi mentali. Allora, tu hai detto una cosa bella sempre su Napoli, questa città, punto interrogativo, che è un po' l'ombelico del mondo. Spesso spingo gli artisti a lavorare su Napoli, appunto, un enigma che solo l'arte può sciogliere. Dunque l'arte è potentissima, ci lega al ventre. Visto... Scusami, vuoi rileggere? Ti sei piaciuta? Allora, hai detto... Non ho sentito... Che spesso spingo gli artisti a lavorare su Napoli perché è un enigma che solo l'arte può sciogliere. Sì, è così. È così. Solo l'arte. Solo che l'arte lascia solo punti interrogativi perché sono aperture. Perché l'arte stessa è un enigma. E allora enigma più enigma, la vita rimane un enigma. Si può dire così? No, io sulla vita non faccio nessuna riflessione. La vita è quella che è, quella che noi viviamo ed è quello che noi siamo. L'arte è un enigma. E Napoli, guarda caso, resta, continua a rimanere un grande enigma Napoli. Perché pensate che a Napoli oggi sta accadendo, per esempio, si sta attuando il più grande museo pubblico. Napoli è miseria e nobiltà, e questo lo diceva anche De Filippo, ma questo è un enigma, è una cosa stranissima, non abbiamo i soldi quasi per mangiare,
c'è la camorra, c'è la mafia, ci sono problemi immensi. Però Napoli ha questa cosa meravigliosa, che ha cultura. Napoli è sempre stata una città capitale europea, è sempre città di cultura. Io che vivo tra Milano e Napoli, proprio segno una fortissima differenza tra il milanese e il napoletano. Quando io faccio delle mostre, viene il milanese, viene, guarda, compra, se ne va. Il napoletano viene, vuol sapere, vuol capire, giudica, hai fatto male, hai fatto bene. Io temo di più Napoli che Milano quando faccio le mostre. È la verità, perché dico, perché, ed è la cosa che poi mi dà grande soddisfazione. Sto facendo anche su Milano un lavoro con i stilisti di dialogo. L'opera è proprio un mezzo che... No, per veicolare, certo. È un, no, che porta, è un veicolo di pensiero. E quindi sto cercando di, anche a Milano, di rompere questo muro. Milano è una città della moda, lo sapete tutti. Certo. È difficilissimo portare l'arte a Milano. Sono riuscita a fare qualcosa, ecco, con Kiefer. E con Kiefer è stato un miracolo. L'hanno chiamato... Fai vedere i sette palazzi cilesi di Kiefer. Non ve lo faccio vedere perché, ecco. Ma perché è stato un grande miracolo. Era un capannone dove da anni Pirelli non riusciva a fare nulla. E mi hanno chiamato un giorno e mi hanno detto, ma c'è il momento della moda, era settembre, gli ero, ma vorremmo fare un evento importante sull'arte. E vabbè, allora io... Sono andata a vedere il luogo, l'ho guardato ed era un grande capannone meraviglioso, tutto in ferro blu scuro e a terra, abbandonato non so da quanti anni, e a terra c'era ancora un binario coperto dalla polvere del tempo. Era un luogo della memoria di Kiefer, quindi solo Kiefer, no? Poteva intervenire su quello spazio lungo 15 metri, alto 30 metri, e quindi tra parentesi adesso in questo momento c'è una mostra alla Royal Academy meravigliosa, chi va a Londra la vada a vedere perché è una grande mostra quella di Kiefer. Quindi ho chiamato Kiefer e lui mi guardava sempre, ma tu piccola italiana lì a che cosa mi vuoi dire? Tu vieni, vieni a vedere. Quando l'ha visto è stato un attimo, ma proprio era anche emozionato. Poi si è girato proprio verso me e ero con Franca Sozzani e Giulia Puri e mi ha detto, la mostra è pronta, purché non toccate niente. Voleva che il luogo rimanesse intatto, così com'era proprio, no? Poi dopo qualcosa è stato toccato, purtroppo dopo un po' di anni, comunque oggi questo luogo che lui ha chiamato Hangar Bicocca, oggi è un museo d'arte a Milano, di arte contemporanea, e si stanno facendo anche grandi mostre. Quindi guardate quale metamorfosi ha saputo dare poi l'arte. E naturalmente parliamo dell'arte, l'arte buona, l'arte con la A maiuscola. Eh beh, sì. Quindi che ha sempre, l'arte buona ha sempre un pensiero, sì. È sempre, secondo me, rivoluzionario, come diceva, di nuovo cito, Kiefer, l'arte non salva il mondo, ma fa prendere coscienza di noi stessi, certo. E delle problematiche che sono nel mondo. Ecco, questo volevo dire per capire proprio, lo possiamo vedere quale metamorfosi l'arte può generare, la cultura, no? È quello, sì. Che... Ti volevo chiedere invece ne sai qualcosa? Cosa è successo qui a Roma con Kentridge? Doveva fare una grande opera nei Muraglioni del Tevere. Poi cosa è successo? Ah, adesso mi tocchi... No, cosa è successo? Speriamo che succede. Ecco. Speriamo che succede, perché... Ci puoi raccontare un po' queste... L'abbiamo presentata al Max. Allora, Kentridge, che è un grande artista, un artista meraviglioso, un artista che amo molto, è innamorato dell'Italia. Tanto che
io l'ho chiamato, è uno di quegli artisti che ha fatto un progetto poi sulla, su Napoli. Se andate a Napoli vedete la metropolitana di Toledo, che hanno definito la più bella d'Europa, con un lavoro meraviglioso di Kentridge, perché io l'ho chiamato e lui lavora, sapete molto bene, sulla storia dei luoghi. Quindi gli ho comprato le mappe di Napoli del 600 e del 700, gliel'ho mandate a Johannesburg e ho detto fammi un lavoro su Napoli. Dico Napoli, una città molto vicina a Kentridge, perché Kentridge vive a Johannesburg, una città pericolosa, una città difficile, piena di contraddizioni, quindi una città facile per Kentridge, che vive in questa tipologia di città. Lui ha amato molto queste mappe che gli ho mandato e quindi ha lavorato sulle mappe, ha lavorato sulla storia di Napoli. E se andate a vedere, lui era in difficoltà perché diceva: Lia, ma come faccio a lavorare su Napoli? Non si possono mettere i miei video. E adesso ne metteremo uno, perché hanno capito che anche gli amministratori, che vale la pena mettere un video di Kentridge, che sono meravigliosi. E non posso lavorare col disegno, perché non si può mettere un disegno nella metropolitana. E mentre parlava, era seduto dietro alla scrivania e io dietro avevo un arazzo di Kentridge. Io, mentre lui parlava, io guardavo. A un certo punto ho detto: William, scusami, girati, guarda, questo arazzo sembra un meraviglioso mosaico, perché non proviamo, non provi col mosaico? Il mosaico poi ha una grande tradizione anche in Africa, basta guardare, noi in Tunisia ci sono dei mosaici meravigliosi. Lui mi guarda e fa: hai ragione, facciamo una prova. Così è uscito questo lavoro meraviglioso alla metropolitana di Toledo, dove voi vedete San Gennaro, la Tarantella, eccetera. Ma non è, è tutto, no, reinventato nel linguaggio di William Kentridge. Quindi vale la pena andarla a vedere. E dunque William Kentridge viene a Roma, innamorato pazzo di Roma. Viene proposto a lui un progetto da questa associazione chiamata Tevere Eterno. Cioè propongono a Kentridge di intervenire sui muri del Tevere, che se andate a vedere, vi fate una passeggiata, vi mettete le mani nei capelli perché sono tutti sporchi, bancarelle sotto, eccetera. Per cui Kentridge immediatamente comincia a lavorare su questo progetto, ha fatto dei disegni fantastici e ha trovato il modo come intervenire sui muri del Tevere. Stiamo combattendo con la burocrazia, perché per i soldi li troveremo, come sempre, vincono le idee. La burocrazia è la cosa più difficile quando c'è una burocrazia non proprio illuminata. E quindi noi speriamo, io spero che gli ultimi ostacoli, perché è un delitto. Che c'era anche un articolo su Corriere, su Repubblica, o Corriere, su lettura di Corriere, certo. Ecco, che appunto era tutto in favore di questo progetto, perché si vanno a nobilitare i muri del Tevere. Beh, li si puliscono, si lascia il lavoro di uno dei grandi artisti oggi. Certo. Quindi speriamo proprio, no, Anna, che questo progetto possa veramente realizzarsi, perché essere ucciso dalla burocrazia dopo non sarebbe di solito il grande ostacolo sono i soldi. I soldi li non troveremo. Io è tutta una vita che cerchiamo sempre di. Prego, infatti, vorrei dire che speriamo serata che gli ultimi ostacoli si abbattano per questo progetto, che vedrete sarà un progetto meraviglioso. Beh, quella serata al Maxi, no, quel workshop che lui ha fatto è stato effettivamente straordinario, e credo che il Maxi abbia dato proprio il segnale di quanto, sì, di quanto si è impegnato, Maxi, insomma, questo, in questa cosa. E spero anche che lui abbia avuto un bel ricordo della mostra, di quella meravigliosa installazione che ha fatto qui, sì, nella Galleria 5 l'anno prima, che devo dire è stata una delle mostre più belle che abbiamo avuto. Sì, fa piacere. Assolutamente. Grazie. Ecco Lia, noi abbiamo qui Margherita Guccione, Anna Mattirolo, direttori di Maxi Arte e Architettura, perché tu, sì, perché stanno qui perché tu collabori da sempre con le grandi istituzioni. Ho perso i miei occhiali, scusami. Eccoli qui. Ah, eccoli. Scusa, ma perdo sempre gli occhiali, sì.
tu lavori sempre con le grandi istituzioni, lavori, la tua galleria lavora spesso fuori dalla galleria, in amministrazioni, soprintendenze, sì. Napoli, Milano, sì. Cioè, tu hai lavorato grandi mostre, Dominici, Secossut, Capodimonte, adesso sì. Questa operazione qui promossa anche dal Maxi di Kentridge, la mostra tripla di Spalletti che con, anche con tuo sostegno è stata ospitata al Maxi, poi GAM e poi anche al Madre. Mi chiedo, cos'è che ti sommuove a pensare sempre in grande? Cos'è lo spirito di Marcello Rumma che è in te? Oppure senti, un imprenditore, oppure vivi la cultura come progetto imprenditoriale che colloca col potere? Ma certamente il mio incontro con Marcello Rumma è stato un destino che mi ha segnato per tutta la vita. Un destino naturalmente positivo, perché io giovanissima ho visto un uomo con ecco, una mente totalmente illuminata. Per Marcello Rumma era tutto possibile e tutto si faceva come lui prevedeva, cioè tutto era possibile, aveva proprio un sogno, va bene. Ma io continuo a pensare che l'arte, muoversi in arte, non si hanno limiti, è un'espansione continua, non è un fatto, una malattia di grandezza, no, non esiste, perché non so proprio cosa significhi la parola grandezza, ma sento come qualcosa, quando io affronto un progetto, che si può espandere, e poi come la conoscenza, no? E più si espande e più si vede, e più ci si sensibilizza, e più si ha voglia di far conoscere. Questo è quello che guida poi questo mio desiderio, questo mio sogno. Non è grandezza, non è neanche un fatto imprenditoriale. Io sono un'autodidatta, imprenditore mi sono inventata. C'era una mia sorella imprenditore che mi diceva sempre: tu sei negata, devi andare a fare una scuola, devi andare, non so, a fare un, sai, questi corsi per diventare imprenditore, sei completamente negata, perché mi vedeva agli inizi fare una galleria senza commercialista, senza, cioè per me esisteva solo l'arte, e l'artista è l'oggetto del, e lì ero tutta catapultata, il commercialista non ne volevo neanche sapere. Una volta mia sorella me l'ha mandato 3 volte, io ho detto, lei, ho chiuso la porta 3 volte, ho detto guarda che qui non c'è niente da commercializzare, ho detto vada, e mia sorella faceva andrà alla catastrofe, perché lei è un imprenditore. E poi forse alla catastrofe non ci sono andata, perché poi di necessità ho fatto virtù, quindi man mano che l'esperienza si acquisiva si capivano anche delle cose. La mia più grande fortuna è stata vendere poco, perché portare gli artisti che ho portato a Napoli era una sorta di suicidio. Vendevo pochissimo, però come avevo una lira compravo, e oggi ho qualche tesoro nel mio deposito, quindi e sono stato un imprenditore al contrario. Però questa, sì, io dico che sono un imprenditore fallito, però questa mia, ecco, questo mio desiderio di espandermi è proprio questo desiderio di dare, di fare in modo che anche gli altri conoscano e vedano quello che oggi sono riuscita a vedere io. Non so se sono riuscita ad esprimermi, ma sì. Grazie. Allora, questo che abbiamo in quelle nostre spalle è la cartolina d'invito della prima mostra poi di Napoli, no? La mostra di Joseph Kossuth. Però è vero, questa mostra avevi venduto tutto, almeno così narrano. È stato un colpo di fortuna. È stato un colpo di fortuna questo. È stato un colpo di fortuna, come quello di Kiefer Miracolo a Milano. Pirelli non aveva mai comprato niente. Vi dovrei raccontare anche come è accaduto, ma forse non c'è il tempo. È stato un altro colpo di fortuna. Sono stata aiutata poi dalla fortuna più di una volta. Poi fortuna iuvat audaces, no, quindi probabilmente qualcosa me la sono anche forse. Raccontami come hai incontrato Kiefer, che è molto bello quel racconto lì.
Come ho? Come incontrato qui. Ma avete il tempo di ascoltare? Sì, beh, certamente allora, che sì. Ve lo racconto. Siamo qui apposta. Allora, come ho incontrato Kiefer? Io lavoravo con Gino De Dominicis, che è stato un artista che io ho amato molto e per me è proprio un grande artista. E stranamente, al contrario di altri galleristi, io riuscivo a dialogare con Gino, non si capiva perché, ma riuscivo a dialogare. E Gino De Dominicis, che è stato sempre un artista abbastanza difficile, un giorno io vengo chiamata da Paul Meyer. Io avevo scritto quando Kiefer era, io ero ancora giovanissima, era già importante, io gli ho mandato una lettera, mai risposto. E un giorno mi chiama un grosso gallerista tedesco che si chiamava Paul Meyer e fa: senti Lieruma, io lo conoscevo, e lui lavorava con Kiefer in Germania, era stato il primo gallerista a lavorare con Kiefer. Fa: senti Lieruma, voglio proporti, ascolta, io è un anno che vado e vengo da Roma perché vorrei lavorare con Gino De Dominicis, ma non ci riesco. Mi dicono che tu hai una chiave, io non ho mai saputo quale fosse la chiave, però lavoravo con Gino, se vuoi aiutarmi a vedere se Gino... Gli ho detto sì, volentieri, però facciamo un patto, e facciamo il patto del diavolo. Dico, io ti aiuto per De Dominicis e tu mi aiuti per Kiefer. Dice ok, affare fatto. Per cui io comincio a lavorare su Gino, Gino la Germania è importante, noi anche in Italia vedevamo, non vedevamo una lira, la Germania aveva capitali, nazione solida, ricca, eccetera. Quindi lavoravo su Gino, il quale non mi prendeva troppo in considerazione, però riesco. La fortuna vuole che si faccia una grande mostra sull'arte italiana a Londra, alla Royal Academy, curata da Germano Celant. Qui io dico, guarda Gino, bisogna andare, dice, ma sai, io l'aereo, ho detto guarda, andiamo tutti, ti accompagniamo, ma tu devi fare la mostra alla Royal. E quindi Gino decide di fare la mostra alla Royal e io naturalmente pianifico e dico, lì attraversiamo la Manica e siamo in Germania. Quindi chiamo Paul Meyer, guarda, farò di tutto, convincerò Gino e veniamo, si va alla Royal Academy, si fa questa bellissima mostra, Gino tutto felice perché aveva una sorta di fissazione per la nobiltà, quindi il re, il Carlo d'Inghilterra si ferma proprio vicino all'opera di Gino, eccetera. Dopodiché dico, guarda Gino, dai, prendiamo una sorta di aliscafo, attraversiamo la Manica e andiamo a Colonia. Insomma, riesco a convincerlo. Andiamo su questa sorta di aliscafo, lì cominciano i tormenti. Gino comincia a fare, ma questa è una cosa piccola, voglio scendere. E dico, guarda Gino, se scendiamo, poi andiamo a nuoto. Insomma, come Dio vuole, arriviamo a Colonia. Arriviamo a Colonia di sera, molto tardi. E naturalmente i galleristi stranieri sono un po' diversi da noi galleristi italiani, forse, non lo so, un po' meno attenti, eccetera. Insomma, il gallerista Paul Meyer non era ad attenderci, per cui noi arriviamo tardi, Gino e io finiamo per andare a mangiare in una paninoteca aperta, una cosa... Io cercavo di non far capire a Gino, ecco, quale mancanza, per me era stata una grande mancanza di attenzione nei riguardi di Gino, e comunque Gino è stato carinissimo, eccetera, e poi abbiamo fatto una passeggiata meravigliosa di notte sul Duomo, verso il Duomo di Colonia, dove poi c'è stata una conversazione molto bella di De Dominicis, che vi dirò un'altra volta, e andiamo a dormire. La mattina ci svegliamo e io andiamo in galleria prima che arrivasse Paul Meyer. Le gallerie tedesche, come quelle americane, spesso sono a piano terra e hanno dei pilastri che io cercavo di raccontare a Gino come colonne e non proprio come pilastri, perché la galleria era chiaro che era importante, ma non era abbastanza bella per Gino. E la guardiamo, dico, allora io comincio a dire, Gino mi raccomando, guarda, questo è un artista che
lui amava molto Kiefer, Gino, voleva, infatti vi racconto poi cosa accade, e dico c'è Kiefer, quindi sta in una, ecco così, tra cavalli di razza, insomma, e facevo di tutto per... E lui fa, sì, sì, però deve abbattere, tu, io le chiamavo le colonne, deve abbattere. Ecco, Gino, ma che dici, deve abbattere le colonne? Gino, ma no, se facciamo così sono rovinata. Io tremavo, fa, no, Liucce, mi prendeva, no, non ti preoccupare, vedrai, andrà tutto bene. Arriva Paul Mend, oh Gino, benvenuto, sono felice che ci sei. Quindi io vedevo già... il patto del diavolo, la cosa fatta, insomma, avevo un po' di perplessità, ma allora Gino, benvenuto, allora facciamo questa bella mostra. Gino lo prende, gli mette un braccio sulle spalle e fa, sì, sì, però togli le colonne. Significava, non la voleva fare. Vabbè. Sapete quando gli attori, le attrici che hanno pochi soldi vanno negli alberghi e poi cercano di scappare in fretta e in furia, fanno la borsa e scappano perché non possono pagare? Paul Mend, furioso, va nell'ufficio. Io ho guardato Gino, ho detto, Gino, sei veramente una... Va bene. E Gino che ridacchiava, Liucio non ti preoccupare, per cui dovevo affrontare Paul Mend in ufficio. Vado in ufficio dove avevo lasciato purtroppo la mia borsa, non vi dico quello che lui mi ha detto in ufficio, io intanto pensavo, addio Kiefer, non l'ho esaltato Kiefer, quindi Paul urlava e io mettevo le cose alla borsa e dicevo, Paul, tu hai ragione, guarda, è proprio tremendo, è proprio, faccio la borsa, ciao Paul, scappo, raggiungo Gino. Gino, guarda, me l'hai fatta proprio, Liucia, non ti preoccupare, vedrai, eh? A proposito, noi siamo in Germania, voglio andare a vedere lo studio di Kiefer. Io ho detto, ecco qui, come si dice, tutte le cose, le pentole hanno, tutte le bugie hanno le gambe corte. Le gambe corte, ecco qui, sarà stata un'intuizione, o sarà stato qualche cosa, oppure è stato punito a Paul Mend, non lo so. Io che la vedevo persa, lo guardo e dico, guarda Gino, perché Kiefer era già al massimo della fama e della... quindi temevo che non aprisse lo studio, non ci ricevesse. E Gino fa, no. Prendiamo, di alla tua assistente, non le piaceva perché la mia assistente, che era bravissima, era magrissima e quindi a lui non piaceva questa assistente magrissima, la faceva piangere continuamente. Dice, di alla tua assistente, che parlava benissimo poi tedesco, di chiamare lo studio di Kiefer. Io non sapevo più dove girarmi, a un certo punto guardo la mia assistente, mi guardava e io dico, chiama lo studio di Kiefer. A questo punto ho detto, qualunque cosa accade, non interessava per me, ma mi seccava per Gino. La mia assistente chiama e parla con lo studio Kiefer e dice, c'è sta Gino e Romici, se li arruma, e quando potrebbero venire, dice subito, quando vogliono. Per cui Gino... prende, ordina una macchina, una Porsche, non so che cos'era, insomma, mi fa prendere una macchina bellissima e costosissima, e con l'autista andiamo a Donau. Kiefer viveva a Donau e entriamo nello studio di Kiefer ed era veramente un'emozione entrare, perché insomma, vedevamo già un artista, di una, insomma, era impressionante. Gino e Burri amavano moltissimo Kiefer. Per cui Gino entra, Kiefer ci guarda. Io vi dico la verità, pensando di andare al Polo Nord, mi ero tutta imbacuccata in una pelliccia, per cui sembrava una sorta di orsacchiotto. Gino era tutto nero con un cappello nero. Kiefer ci guarda e resta proprio, credo, poi lo scrive, l'ha scritto sul libro poi di Guercio, su De Dominici, scrive questo incontro. E Gino guarda, gira lo studio, e Kiefer ci guardava, potevamo fare quello che volevamo in questo studio, era in grande soggezione Kiefer, soprattutto dalla figura di Gino. E io ero sempre più raggomitolata nella mia pelliccia, e Gino mi chiama e fa,
tu devi fare la mostra con Kiefer. Questa è una storia che vi racconto, la scriverò, ed è stata scritta quasi anche da Kiefer sul libro di Guercio su De Dominicis. Tu devi fare, dico sì Gino, lo so, ma lui non parlava una parola di italiano. Io, come sempre parlavo malissimo, come ancora oggi parlo malissimo inglese, ho detto, la mia assistente non la voleva proprio vedere che parlava inglese, francese, tedesco, ma non la voleva proprio sentire Gino. E dico, ma sai Gino, tu parli, ma no, me la vedo io. Kiefer intanto dice cosa volevamo prendere, ci sediamo al tavolo e Gino fa, allora Anselm, anzi ci guardava sempre più sbigottito, perché era una coppia insolita, non eravamo tedeschi, non eravamo americani, per lui era la prima volta, questo probabilmente era un incontro per lui stranissimo. Gino aveva come sempre una figura molto carismatica, quindi proprio era, Anselm era completamente affascinato. E Gino fa, beh allora, Anselmo, quando facciamo la mostra d'Alia? Kiefer si gira verso me e fa, ma quando Lia vuole? E io rispondo subito, naturalmente. Così è accaduto. Vi ho raccontato una storia bella, strana, perché poi era saltato il mio patto del diavolo con Paul Menz, quindi io vedevo ormai, quindi si vede che c'è stato qualcosa che ha riportato tutte le carte in regola. Io devo Gino De Dominicis il mio lavoro con Kiefer. Non so se la prendete per una bella storia, una bella novella, però è proprio accaduto questo. Lo facciamo a Gino e a Kiefer questo applauso, va bene? Lia, questo racconto magico, giocoso, sì, sì. Un napoletano, un marchigiano che non parlano con un tedesco, mi ha fatto ricordare quella bella frase, Pratesi stai attento perché poi ti interrogo, quella cosa bella che hai detto riguardo che tu sei un imprenditore all'incontrario, e lo dici proprio tu. Proprio tu lo dici, perché oggi si parla tanto di, si invoca tanto il management nella cultura, sì. Il ministro dei beni culturali Franceschini imporrà in 20 grandi musei italiani un manager, no? Oggi. Oggi, però giustamente hai parlato di arte come enigma, io mi chiedo se ci vuole un manager per toccare un enigma. Ecco, e poi queste storie, questi racconti, tu parli di Marcello Ruma come tuo destino, la magia di Gino, forse questo management. Guarda, noi non faremo mai tanti soldi quanto li fanno gli americani o gli inglesi che hanno i manager. Loro hanno i manager. Io ho tentato solo una volta di avere, diciamo, chiamiamolo manager, un direttore di galleria. Ciao Bianca. È stato un fallimento. Dopo due giorni restituivo, proprio andato via subito, era impossibile per me. Io credo che questo, chiamiamolo anche forse lusso, possono permetterselo gli americani che hanno 120 segretari e 120 assistenti. Io ne ho 7-8, proprio dello stretto necessario, e non potrei mai affidare a nessuno, perché per me resta fondamentale la ricerca e quindi l'artista. Trovare un artista per me è trovare un tesoro. E a chi lo affidi questo? Non lo posso affidare a nessuno, lo voglio fare ancora io. E non abbiamo poi una gestione di mercato così vasta come l'hanno New York e Londra, che sono delle metropoli immense, da dover avere nelle nostre gallerie. E secondo me dobbiamo avere una dimensione... la dimensione di quello che è il nostro paese, sono le nostre gallerie. Per il mercato sicuramente, forse oggi, perché ti ripeto, è cambiato, oggi c'è un sistema dell'arte, l'arte è stata io dico incastrata in un sistema, e quindi per il mercato sono necessari probabilmente anche dei manager,
ma per come siamo noi ancora, io sono, ripeto, sono ancora quasi un operaio, un artigiano della mia galleria, e quindi quale manager posso avere? Lo riesco, lo posso anche capire questo, ma lo capisco per le grandi gallerie multinazionali, ecco, ma non per una galleria come la mia che ancora si regge sulla mia persona per la ricerca. Certo, sono corredata oggi di commercialista, di fiscalista, tutte queste cose che da cui non ci si può sottrarre, ci aiuta moltissimo, perché poi non è che sono abbastanza evoluta anche nel modo sulla comunicazione. Oggi abbiamo internet che ci aiuta moltissimo, io ho dato molta, sto dando molta importanza anche perché attraverso internet noi stiamo comunicando con il mondo. Però poi, ecco, pensare a dei manager, sono necessarie le multinazionali, lì mi fermo perché, non lo so, forse un giorno ci sarei arrivata, ma non c'è tempo. Come è cambiata, mia... ecco, Lia, a proposito di tutta la tua storia, quindi negli anni 70 ad oggi, com'è cambiato? Come potresti dire? È cambiato tanto, ecco. Ripeto, è cambiato tanto. Ti ripeto, io prima mi ricordo quando vidi il lavoro di Guschi, ero alle prime armi di gallerista ed ero a New York ed ero, e a un certo punto gli ero Lia, vogliamo andare a Brooklyn? C'era una delle prime mostre con la fotografia. E ancora non veniva considerata opera d'arte, non si capiva ancora, sì, il linguaggio fotografico proprio, per cui invece io ero molto curiosa e andammo a Brooklyn dove c'era questa prima mostra in un grande loft. Quindi siamo negli anni primi anni, siamo negli anni 80, primi anni 90, 80. E i primi anni 80, e ricordo sono entrata in questo grande loft e ho visto un lavoro, dei lavori molto interessanti, sono stata molto attratta, sono andata proprio verso una fotografia che poi rappresentava un campo di galline, però lo guardavo e dicevo, ma com'è diverso, era strano, non era la, insomma, ho preso il nome dell'artista e ho visto che era tedesco e che viveva a Düsseldorf, quindi vado a Düsseldorf, lo rintraccio, vado da lui, gli dico, ed era Andreas Guschi, e gli dico, Andreas, ho visto questo tuo lavoro, mi piace, vuoi fare una mostra con me? Semplice. Immediatamente lui acconsente, dopodiché mi faccio un giro per le gallerie di Düsseldorf, scendendo, ero con due o tre persone, scendendo da un edificio, da un building, c'erano diverse gallerie a vari piani, giro la testa e c'era una porta aperta, guardo e vedo una grande foto, come una grande carta d'identità, dico, oddio. Tutti che facevano, dai, vieni, andiamo a mangiare. Io risalgo, entro nella galleria, la guardo e dico, ma chi è? C'era il gallerista, mi informo, ed era Thomas Ruff. E dico, vogliamo fare una mostra? E prendo Thomas Ruff. Ecco, voglio farti capire questo. Due piccioni con una fava, nello stesso momento. No, era tutto semplice. Piaceva l'artista, si parlava e si lavorava. Oggi, ripeto, è cambiato tutto, sono nate le multinazionali dell'arte. Ma poi ci sono anche delle gerarchie, non ci si può arrivare a quell'artista perché prima oggi bisogna... è tutto cambiato e i giochi a livello del grande mercato sono fatti e si faranno, ed è difficile oggi ancora rintracciare questa immediatezza, questa spontaneità, soprattutto tra il gallerista e l'artista. È cambiato tutto, tutto è soggetto al mercato. Questa era stata la mia, diciamo, ingenua reazione che mi ha fatto giocare Basilea. Non lo so. Questa è stata la mia storia, il mio mondo, e quindi. Finora ci siamo arrivati, no? Nonostante le crisi, però nonostante... ecco, io ho continuato a conservare un po' dei miei modi, delle mie, e siamo in piedi lo stesso. Senti Lia, tu hai, a Milano hai questa specie di castello della bellezza, questo tre piani a via Stilicone, galleria
2000 metri quadri inondati di luce. Però è... Ti dico una cosa, da dove mi viene questa mia fissazione sulla bellezza? Non so se Lorenzo ha fatto vedere un ritratto con mia madre. Mia mamma è stata una donna bellissima, veramente bellissima, tanto che io la rimproveravo sempre, dicevo, ma senti mamma, hai dato la tua bellezza a un fratello, perché è un fratello molto bello, ma tu la dovevi dare a noi donne, certo. Non la dovevi dare perché siamo tanti figli, eccetera. E mia madre diceva sempre, la bellezza passa, per lei non è mai passata, perché anche da anziana è stata sempre bellissima. E io ero molto affascinata dalla bellezza di mia madre, una bellezza greca. Non so, Gino le voleva fare un disegno, Clegg e Gutmann le hanno fatto un ritratto, Pistoletto voleva riprenderla, anche lui fare un ritratto. Quindi guardavo questo volto, questa bella dentro e fuori era mia madre, questa bellezza che era totale, fisica e proprio anche morale, era una donna proprio dentro, una donna, la sua bellezza proprio traspariva anche da questo volto che era già fisicamente bello. Da lì mi è venuta sempre questa malattia sulla bellezza, ecco, che però ecco, è una bellezza che si può esprimere in tanti modi. Quando io ho visto il lavoro di Reinhard Mucha, era una sorta di come si può dire, di un quadrato di legno a terra leggermente asimmetrico. Probabilmente io lì ho visto qualcosa di interessante, di bello, la bellezza nel senso più lato della parola, qualcosa che poi entra, ti riempie, ti fa pensare e ti stimola poi delle idee. Ma poi in effetti tutta la tua avventura artistica poi nasce attraverso le idee, no? Le idee dei poveristi, le idee poi dei concettualisti e soprattutto appunto inauguri, come abbiamo detto con Giuseppe, Kossuth nel 71. Kossuth però che non era molto contento nel 92 quando avevi deciso di fare la mostra a Kiefer, perché l'aveva visto come un tradimento, sì, è vero? Ci fu una cena... Questo è un altro episodio che vi racconto proprio come sono state proprio le cose della mia storia, della mia vita, eccetera. Io ero a una cena a Bruxelles, ma come sai queste cose tu? Devo poi scoprirlo, forse qualcuna di voi parla. Cioè, no, ci sono stati, Nanni Balestrini ha spaventato perché lui, insomma, essendo stato anche in momenti della... politica del 78, il periodo caldo, infatti era abbastanza... Ti racconto questa storia perché tu hai messo il punto, proprio hai toccato. Ero a cena, appunto a cena a Bruxelles, in una cena di una mostra di Kossuth e il Kossuth era vicino a me. A un certo punto mi fa, ma è vero che tu farai una mostra a Kiefer? Perché allora c'era una guerra tra artisti, tra i concettuali, la avanguardia e l'arte povera. Era una guerra. E quindi io faccio, sì è vero. È vero. E comincia Kossuth quasi, non dico a piangere, ma quasi. Quando Kossuth si arrabbia piange. E insomma era proprio, vabbè, io dico quella tu tradisci, ho detto no, io non tradisco nulla, perché un gallerista non abbraccia mai un gallerista, io sono un artista fallito proprio perché non sono capace di fare, l'artista ha una sua idea fissa e la persegue. Invece a me piacciono tante cose, piacciono tanti artisti, molto differenti, a volte anche molto in contrasto. Per cui ho detto non ritengo di essere una traditrice, tu non mi puoi far diventare monogama. Io non sono, non posso, perché faccio un altro mestiere diverso dal tuo. Comunque lui è stato arrabbiatissimo con me, eccetera. Va bene, io faccio la mostra di Kiefer, lavoro con Kiefer. Un giorno viene Kossuth in galleria a Napoli e io avevo un'opera di Kiefer sul camino del mio ufficio, della mia stanza. Ed era una cosa semplice, era un piombo con una rosa, un lavoro molto bello. Kossuth viene, come sempre gli artisti guardano, e a un certo punto vedo che guardava questo lavoro. Lo guardava e lo guardava. Dico, ma... Joseph, ti piace? Lui sta un po' così e poi fa, sì, mi piace, chi è?
eccolo. Dico, ma tu forse non lo conosci. No, però, dico, ma allora secondo te io posso lavorare? Sì, mi piace, ma come si chiama? Si chiama Kiefer. Cioè, ah, rimane un attimo così, dice, ah, beh, ma questo è bello, questo mi piace, vabbè, passa un po' di tempo, e io poi faccio i 7 Palazzi Celesti a Milano, e lo invito alla serata proprio di inaugurazione, Joseph viene e fa lì, devo dirti che nonostante che io abbia, eccetera, questo è un grande capolavoro di Kiefer. Io lo guardo, Anna, tu la sai questa storia, lo guardo e gli dico, lo guardo negli occhi e dico, è vero? Lo pensi davvero? Lui fa, lo penso davvero. Allora senti, Kiefer è là, diglielo. Lui va lì, va da Kiefer, io lo presento, dico, Hansen c'è il Kossuth, e Kossuth gli dice, senti, ti faccio i complimenti perché è un capolavoro. Sono andati poi la sera a mangiare insieme, in discoteca insieme tutta la notte. Kiefer. Sono diventati amici. Io no, io sono andata a dormire poi perché ero stanca. E così è stato questo incontro tra Kossuth e Lia, questo, questo è come a me proprio piace vivere ancora. Lia, scusa, tu ti definisci una gallerista fallita, un artista fallito, un anti-imprenditore, ma perché ti ritengono allora la regina delle gallerie italiane? Ma perché? Perché sei ti ritengono la regina delle gallerie italiane? Cioè, come funziona? Uno riesce quando dice che non riesce? Guarda, bisogna andare al contrario. Bontà a loro, e così grazie della stima. C'è chi mi prende, come tu dici, chi mi ritiene una strega, chi mi ritiene una... Guarda, ne pensano tante. Non so se magari... Ecco, è chiaro che mi fa piacere essere stimata, è la cosa che più... Per me è la cosa più gratificante. Tu cosa pensi di te? Cosa penso di me? Che devo ancora imparare tanto, veramente. Che non sono mai contenta di me, non lo sono mai. Vi ringrazio, ma è la verità. Non sono mai contenta di me. Allora, vogliamo... dal pubblico c'è qualche domanda? Per... Ma ecco. Com'è Margherita? Ah, li devi far avvicinare da lontano. Te la fai venire qua? Sì, perché... se magari c'è il microfono. Ecco, c'è... Scusa, giusto, ma meglio che viene qua vicino, così le vedo. Siccome ti chiederà di Marina Bravo... No, vieni, ti vedo in diretta. Voglio solo anticipare una domanda, sì. La sua domanda, dicendo appunto come ti sei trovato. A un certo punto Calvesi fece un gesto clamoroso dimettendosi dalla giuria della Biennale in Venezia al momento del Gran Premio che davano in quell'anno, adesso non mi ricordo se era la fine anni 90, perché in quel momento c'era da assegnare il premio o a Kiefer o all'Abramovic, e decisero di assegnarlo all'Abramovic escludendo Kiefer, e ovviamente Calvesi si batté più non posso perché invece il premio fosse andato. Tu questa cosa non te la ricordi? Vabbè, volevo sapere come eventualmente l'avevi vissuta te, no, dato che sono due artisti con i quali lavorare. Io lavoro ancora, voglio bene a tutte e due, sono tutte e due per me. La performance di Marina Abramovic ultimamente al MoMA è stato un capolavoro, sì. È stata una grande opera, è stato veramente un capolavoro. Poi sentite, i premi per me sono sempre delle cose. Sai, Charlie Chaplin, che era il più grande artista, più grande proprio, non, è stato un grande artista, non ha mai avuto un premio. Quindi i premi sono sempre delle cose relative. Col premio o senza premio la nostra vita non cambia. Sono riconoscimenti, no? Quello che si diceva la settimana scorsa, però siamo nell'ottica sempre di riconoscere. Ma sai, ognuno poi non puoi imporre il gusto, e poi è una cosa, è la libertà di scegliere. Sì. Prego. Tanto Kiefer è stato premiato molte volte, sì. Quindi meglio dalla Marina, che era un po' più giovane, forse poi era più... bene, hanno deciso così, sì, ma... Sì. Io sono stata contenta lo stesso, infatti, perché lo Marina dicevo. È sempre... Dimmi. Buonasera, Simona Capodimonti, storica dell'arte. Siccome mi sono appassionata anch'io a Marina Abramovic, a The Artist is Present, ho letto quel suo libro. Ecco, volevo appunto che ci raccontasse qualche retroscena del suo lavoro con lei. Con Marina? Sì. Ma il mio lavoro con Marina, come ho incontrato Marina innanzitutto?
È chiaro che io la guardavo Marina da tempo, però non avevo occasione, poi sai, gli artisti un tanto ci voltano nel tempo. E una sera avevo avuto una mostra in Galleria Milano e avevo dato un party, una festa, una cena da me, e a un certo punto mi dicono: Lia, Lia, guarda che c'è Marina Abramovic. Ho detto: come c'è Marina? Ho lasciato gli amici, sono andato incontro a Marina, l'ho guardato, l'ho abbracciato e ho detto: Marina, benvenuta, facciamo una mostra insieme? E ho iniziato. E mi è andata bene un'altra volta. Marina mi ha abbracciato e mi ha detto, e abbiamo iniziato a lavorare subito. E poi è stato un sodalizio, come con tanti altri artisti è un sodalizio. Abbiamo iniziato a lavorare insieme, io partecipo molto al lavoro degli artisti, purtroppo adesso sono un po' straziata dalle, quindi, ma quando non riesco a seguire sono molto insoddisfatta. E niente, poi abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo, così ho partecipato a delle sue cose, e con gli artisti si parla, si progetta, ho fatto delle mostre a Napoli, ho fatto delle mostre a Milano, le sono stata molto vicina anche per questa performance del MoMA. In che senso? È un lavoro, ecco, è un lavoro interessante con l'hai Marina. Tu? Ma come? Questa performance al MoMA, c'è stato un tuo impegno personale? No, sì, certo, c'è stato l'impegno di tutte noi gallerie che sosteniamo Marina. Okay. Lavoriamo sempre con gli artisti, ci uniamo come gallerie e sosteniamo l'artista. Ma... E soprattutto lo sosteniamo noi, certo. E niente. Come? No, poi l'ho invitata, sì, e poi l'ho invitata, io avevo ho una casa a Stromboli, e Marina, poi sai che Marina ama il fuoco, no? Tutti gli elementi della natura, e quindi l'ho invitata a Stromboli, lei è rimasta molto affascinata e ha fatto poi due o tre performance a Stromboli, una su una spiaggia che poi è scomparsa proprio per l'esplosione del vulcano, e quindi resta questa sua, mi ricordo siamo andati in barca, c'era una piccola cinepresa e Marina su questa piccola spiaggetta ha fatto una performance meravigliosa, ricordando poi il film di Rossellini. Stromboli. Quindi lei in questa 40... performance poi ha reinterpretato Ingrid Bergman ed è un lavoro in bianco e nero stupendo. Poi ha voluto andare sul vulcano e ce la siamo fatta insieme. Io una volta nella vita non la farò più. Abbiamo fatto una scalata fino al vulcano, siamo partiti in pomeriggio, ricordo che io avevo il colpo della strega, però quando li ho visti andare mi sono vestita, li ho inseguiti e anch'io sono andata, siamo arrivati di notte sul vulcano, Marina era completamente affascinata, poi abbiamo fatto una discesa attraverso la sabbia, meglio non mostrarle mai quelle fotografie perché eravamo sfatte, e poi Marina ha fatto una performance sul vulcano e poi ne ha fatto ancora un'altra, sempre a Stromboli, ha fatto tre performance ed è stato naturalmente una cosa che è nata insieme, è nata da questa, ecco, da questa proprio simpatia tra me e lei. Prego. Bene. Allora, grazie. Questo, l'aneddoto lo racconto io perché all'ultima edizione di Documenta. Ecco, siamo Marina e io a Stromboli. Sì, sì. Vedete poco perché la luce. Vabbè. E sono tornata, cioè era una sera a cena, eravamo insieme, insomma c'era. E avevo appena visto il lavoro di Kentridge, appunto a Documenta. E a un certo punto Kentridge, eravamo insieme a tavola, così si avvicina e ha detto: beh, certo, questo lavoro sarebbe bellissimo portarlo a Roma. Io sono rimasta, insomma, basita, ho detto: beh, sì, sarebbe bellissima, ma mi sono incenerita perché ho detto: e come facciamo? Perché naturalmente qui dobbiamo sempre fare i conti con l'oste, purtroppo, e c'era anche poco tempo per farlo, sì, perché bisognava approfittare che il lavoro fosse in Europa, eccetera, eccetera. E per cui a un certo punto Lia mi passa vicino, la guardo atterrita e lei dice: vai,
digli di sì e qualcosa succederà, ed è successo. E qualcosa è successo. E, per cui effettivamente, insomma, bisogna cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo, coraggio, insomma. Avere quindi, coraggio, sì. E devo dire che più di una volta mi è capitato di lavorare con gli artisti che lavorano con te, naturalmente, Balletti, e ogni volta ho alzato la bandiera bianca e ogni volta Anna, qualcosa è successo, insomma, per sì. Cui questo lo devo dire. Grazie. Ma, anche un rapporto molto, ecco, che sia chiaro che è sempre partito dal museo, e quindi non è mai stato il contrario, questo va detto anche, perlomeno nella mia esperienza. Certo, certo. E quindi, insomma, è stata una collaborazione come deve essere. Sempre, insomma. Poi un po' di incoscienza, perché abbastanza. Meno male che c'è, perché se no non si avrebbe neanche il coraggio. Certe volte io andavo dal mio commercialista e gli dico: guarda, io vorrei fare, per carità, come facciamo? A un certo punto dicevo: non glielo dico più, io la faccio e poi vediamo come cosa accadrà. E meno male che ho fatto così, perché i commercialisti ti frenano, ti bloccano e tu non sei più libera di avere il coraggio di dire: faccio una cosa incosciente, e poi Dio ci aiuti. Come tante volte ti dico: Anna, buttati, non ti preoccupare, segui il tuo istinto. E poi vabbè, va bene. Un'altra domanda. Puoi venire qua, perché mi piace guardare in faccia chi... Volevo chiedere se ci puoi raccontare qualcosa del tuo rapporto con gli artisti francesi come Martin Barré o sì. Marc Devard e anche sì. Il gruppo Super sì. Surface. Sì, era il momento... E poi mi ricordo che c'era una piccola galleria tua, a Roma. A Roma, a Piazza Navona. Sì. Insomma, è stata breve, mi ero trasferita a Roma... Ero nel 73. Sì, e mi ero trasferita a Roma per ragioni mie di vita. E un mio carissimo amico antiquario mi aveva dato la galleria più bella al mondo, un paio di due o tre locali su Piazza Navona. Proprio io aprivo e avevo tutta Piazza Navona sotto, tanto che a volte dicevo: ma devo fare una galleria, sto qui a Piazza Navona con quello che vedevo. E no, ho fatto invece delle cose. Gino veniva sempre a trovarmi, non avevo capito che gli sarebbe piaciuto fare una mostra a Piazza Navona, perché lo vedevo già come un... Io lì appena stentavo, quindi io dopo ho cominciato a avere poi... a lavorare con Gino e ho fatto delle cose belle, interessanti, molto difficili e poi era il momento in cui avevo deciso di lavorare, anche di guardare la Francia, quindi Martin Barré è uno degli artisti a cui bravissimo, a cui sono rimasta molto legata e ho ancora delle sue opere e poi c'era anche, ecco, questo rapporto con Devard e Louis Kahn. Sì, sì, tutto il gruppo Support Surface. E Alain de Gauche? Sì, anche, è stato un passaggio Alain, però poi non mi è più interessato il gruppo Support Surface che continuare a lavorare con Alain. Poi non so più cosa ha fatto, però in quel momento, ecco, sperimentavo, cercavo, trovavo. Però è stato un momento molto interessante per me anche lavorare con la Francia. Bene, prego. Allora, purtroppo per ragioni di tempo dobbiamo chiudere e quindi a questo punto direi che è arrivato il momento di fare un grandissimo applauso a Olivia Rumba. Grazie, io l'ho fatto a voi, grazie. Grazie per averci regalato una storia di più di 40 anni. Te ne racconto un'altra. Questo signore che si chiama Gigliotti è incredibile, ma... viene da Salerno, io vivevo a Salerno e io appartengo a una famiglia di 10 figli, 6 donne e 4 maschi. E lui, il nostro genitore, mio papà, ci portava tutte e 10, quando dovevamo comprare le scarpe, in un famoso negozio, il cui proprietario era amico di mio padre, perché vedeva tutti questi bambini, chiamato Gigliotti. Quindi oggi ho avuto una particolare... Lui è il figlio di Gigliotti, l'abbiamo capito stasera, è incredibile questo rapporto con...
con l'arte, quindi sì. È l'arte ancora che una volta mi riporta alla mia infanzia, quindi mi ha fatto così particolarmente piacere sapere che... Mi ha fatto piacere anche a me. Bene, grazie, grazie di essere grazie. Venuti grazie, grazie e di avermi ancora... sopportato. Grazie anche al Maxi che ci ha ospitato grazie. Per questi quattro incontri. Vi ricordo che la settimana del 28, quindi martedì 28, saremo al Macro con Beverly Pepper. E poi vi invitiamo nuovamente ad accedere al portale di Innamorati della Cultura e sostenere il crowdfunding dei Martedì Critici. Grazie ancora. Vi siete un po' divertiti? Certo, ecco, certo. Fatelo sempre allora. Non annoiatevi mai. Evviva, grazie. 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 Grazie.